webcam, consigli utili per ognuno di noi, più preghiera per te che sei nel bisogno. Dio ti benedica. Amen. Un buon pomeriggio a tutti quanti. Questo pomeriggio lo voglio dedicare come consigli utili per la salute di tutti i miei fratelli, sorelle, amici e anche nemici, se ne abbia ancora, ma penso che nemici non ne abbia più. Però se c'è ancora qualcuno, se abbia sbagliato io, ti chiedo perdono, mi umilio davanti a te. E oggi vorrei consigliarti, anche a te, che cosa vorrei consigliarti? Vorrei problemi della tua esistenza, più alcuni consigli che ogni giorno magari sembrano banali, ma il consiglio preso da parte di persone che l'hanno adoperato, sicuramente ti farà del bene. E soprattutto ne migliorerai la salute e di tutto. Oggi, come oggi, è semplice. Ognuno di noi a casa dovrebbe avere due vasi, magari, di aloe vera. Perché due vasi di aloe vera? Perché mentre la consumiamo, che vedete, la tagliamo, questo è un pezzettino. Per non dare tanto spettacolo, vedete, si può tagliare tutta dal principio fino alla fine, alla radice, e consumarla la mattina o durante la giornata, quando si vuole, tagliare un pezzo per le prime volte, provare un pezzettino così non vi disturberà molto, togliere tutte le spine che ci sono in laterale, vedete, con il coltello, tagliarla nel mezzo, separarla, la buccia da questa parte e dall'altra, al centro più o meno, e poi mangiarla l'interno, è molto gustoso, ve lo dico io. L'interno, mangiarlo come se fosse la buccia del carciofo. Avete mangiato il carciofo, l'interno? Con i denti tirare, ma piano piano, perché la buccia è debole, non è come il carciofo. Tirare piano piano e l'interno, sia da un lato che dall'altro lato, l'interno, mangiarlo. Quando finite di mangiarlo, sia l'interno da questa parte che dall'altra, perché sbucciandolo in metà sono due parti separate. E vedete, ve lo metto vicino alla webcam, vedete l'interno è questo qua, vedete? È un tipo di liquido spesso, tipo crema. Con questa aloe vera si fanno anche delle medicine, delle creme sul viso e dappertutto. L'aloe vera la mettono dappertutto, ma se lo andate a comprare è molto caro e non trovate il 100% di
di quello che dovete trovare. Invece, se la coltivate a casa, due vasi grandi, avete sempre l'aloe vera a portata di mano, tagliate un pezzettino, lo mangiate e la buccia che vi resta come il carciofo non la dovete buttare, ve la dovete strofinare nel viso, nella testa, nei capelli, dappertutto, nel corpo. Addirittura io lo uso anche quando mi faccio il bagno, finisco di farmi il bagno e me la strofino dappertutto. Perché? Vi spiego. Mangiandola già nell'interno, questa è medicamento di quello internazionale. Va a curare internamente tutto l'organismo. Se ci sono cellule che sono prive di forza, gli porta forza, energia. E se c'è infiammazione, da qualche parte del corpo toglie anche l'infiammazione. Nell'esterno, sul viso, principalmente nel viso, che alcune magari la vogliono usare solo nel viso, piano piano toglie, vedete queste rughe che si vedono appena appena, col tempo li porta via. Li fa scomparire completamente. Vedete queste piccole rughe che si vedono contro luce? Li faccio più grandi magari? Vedete che si arrossano? Queste scompaiono. Ammorbidisce la pelle e ringiovanisce i tessuti. Vedete che cosa fa l'aloe vera? Non so se eravate a conoscenza, ma questo ve lo porto a conoscenza ufficialmente a tutto il mondo, perché dato che questi video miei vanno in tutto il mondo e lo vedono tutto il mondo, d'ora in poi sicuramente vi procurerete minimo due vasi, perché se siete in tanti in famiglia che l'adoperate, ce ne vogliono di più vasi, perché dovete dare tempo al tempo di crescere l'aloe vera nel vaso. Perciò sappiate voi come regolarvi, dipende il tipo del consumo dell'aloe vera che avete in famiglia, la organizzate nei vasi e li comprate. Certamente quando ne avete due, queste vasi di aloe vera all'anno portano i figliolini, sarebbero che delle radici che escono dalla pianta di sotto e li potete trapiantare. Questo è il tutto sull'aloe vera. Poi ci sono altri medicamenti che possono dare beneficio, sarebbe l'acqua bollita. Togliamo questo, l'aloe vera sull'argomento. L'acqua bollita è un medicamento molto efficace per il tumore. Una persona che vuole prevenire il tumore non deve fare altro che bere acqua bollita, che poi bollisce l'acqua la mattina, la può mettere anche nel frigorifero dopo che si raffredda, la può imbottigliare, quella che gli serve durante la giornata e la può bere benissimo. Per chi è sofferente di tumore e fa questo, di bollire l'acqua e bere soltanto acqua bollita esclusivamente, perché chi soffre di tumore, se magari beve una settimana l'acqua bollita e poi un giorno beve l'acqua normale, non fa niente, quello che ha fatto lo perde, perché il tumore si utilizza soltanto di alimentazione dell'acqua normale, delle cellule e dei batteri che sono nell'acqua. E dato che l'acqua viene bollita, tutte le cellule, i batteri muoiono, resta soltanto l'acqua pura. Questo
e il tumore non ha alimento più. Ma se fate una settimana bere quest'acqua calda o fredda, basta che bollita, non ha importanza, e dopo magari bevete l'acqua normale, avete perduto l'uno e il 100, perché il tumore si ravviva di nuovo. E vi spiego come, perché è giusto che vi do anche come esempi. Avete presente in campagna, nei giardini, è un bel po' di tempo che per esempio non piove e l'erba oppure le piante sono quasi appassite, che si accovacciano e si vedono che soffrono la sete, non hanno alimento dell'acqua e si vanno accovacciando. E così il tumore, quando bevete l'acqua bollita, anche che si raffredda, la bevete come volete, anche fresca dal frigorifero, non ha importanza. L'importante è bollita e il tumore si appassisce così. Tutti i rampi che ha il tumore, anche che ce l'ha tesi, che va arrampicandosi nel corpo, in tutti i componenti del corpo, anche che si appassisce così e i rampi cominciano a cedere, i polpi cominciano a cedere. E quando piove, che fa? La pianta si ravviva. E così è il tumore. Quando bevete l'acqua normale, dopo una settimana, un mese, bevete l'acqua normale, è come la pioggia quando gli cade nel giardino e l'erba e le piante si ravvivano. Di nuovo prendono verde e diventano vegetale di nuovo. E così è il tumore. Perciò chi soffre di tumore o gli hanno prognosticato un tumore, o benigno o maligno, non ha importanza. Qualsiasi categoria di maligno che sia, attenzione, qualsiasi, se non bevete acqua normale e bevete l'acqua bollita, che si raffredda, lo potete mettere nel Thames, se la volete bere tiepida, oppure anche la potete far raffreddare nella bottiglia e la potete consumare durante tutto il giorno. Ne fate più o meno tante quando ne volete durante il giorno, però l'acqua che oggi bollite non la dovete bere domani, assolutamente. Questa è una cortesia che vi chiedo. Non funziona. È come quando gli israeliti gli cadeva la manna del cielo e andavano e cercavano di arraffarne di più di quella che consumavano durante il giorno e la volevano mangiare. L'indomani l'acqua puriva, la manna puriva, e così l'acqua non funziona più, non ha la sua proprietà. Perché vi dico? Dato che tutti i germi, tutte le cellule già li uccidiamo con il calore del fuoco, l'acqua non ha quella proprietà di stare più di 24 ore, che comincia a deformarsi e vi farà più male che bene, questo ve lo dico io. Bene, penso che anche questo discorso sia più chiaro. Se poi qualcuno ha delle controindicazioni a questa medicina gratuita che viene da lassù, lassù, proprio da lassù, mi può chiamare al mio numero di telefono WhatsApp. Non mi chiamate a telefonino perché paghi tu e pago io. Noi dobbiamo fare tutto economicamente. Chiamatemi con WhatsApp oppure mi scrivete in WhatsApp e mi dite: mi puoi spiegare più meglio questa situazione oppure puoi dare qualche controindicazione? L'accetto volentieri. Bene, Dio ci benedica su questo argomento. Ora vorrei pregare per fortificare
tutto ciò che ho detto, nell'amore e nella grazia del Signore. Amen. Gloria a te, Signore. Alleluia. Padre Santo, Dio d'amore, grazie per questa gioia che tu hai messo nel mio cuore e nel cuore dei miei fratelli, sorelle e amici e quanti ancora stanno alla ricerca della verità, della gioia che tu vuoi mettere nei nostri cuori e nei cuori di tutti i presenti. Grazie Padre, ancora grazie per quello che farai da oggi in poi, ancora per tutto il mondo intero. Signore, ancora per l'ambiente, ti vogliamo pregare ancora per il nostro sistema solare, ancora per questo ozono che è rotto e che la natura purtroppo ci fa dei brutti scherzi. Padre, tu sai ciò di ciò che parlo e ciò che vorrei dirti. Signore, abbiamo pregato oggi per che possa tu manifestarti, che possa essere come testimonianza vivente per queste preghiere che abbiamo fatto oggi, per questa temperatura e ancora per questo nostro sistema solare, per l'ozoto che è rotto e non c'è modo di poterlo aggiustare né scienziati e né nessuno più. Solo tu, Padre, puoi. Benedicelo, Signore, e che possa essere aggiustato da te. Grazie, Padre, ancora per questo. Ti vogliamo pregare per gli ammalati, i carcerati, ancora gli alcolizzati, Signore, ancora chi in questo momento è separato tra moglie e marito, che possono trovare un accordo e che possono ritornare insieme e che possono ancora avere una lunga vita insieme e formare di nuovo una famiglia unita. E che possano essere destabilizzate dal tuo grande amore e dalla tua grande gioia che tu ci vuoi dare. Grazie, Padre, ancora per questo. Ti prego ancora per le nostre famiglie. Benedici le nostre mogli, i nostri mariti, ancora benedici i nostri figli, ancora benedici tutti quelli che hanno bisogno di te, Signore. Ancora, se c'è ancora qualcuno ammalato, Signore, te lo mettiamo e te lo presentiamo davanti a te, Signore. Benedicili, Signore, e che possano essere guariti. Signore, ancora per questo discorso di queste malattie, che possono trovare una sensazione di salvezza in ognuno. Grazie Padre, ti ringraziamo nel nome di Cristo Gesù che tu l'hai benedetto in eterno. Amen. Gloria a Dio. Bene, cari nella grazia, io questo piccolo video lo vorrei terminare qua per non immischiare tutto insieme. Fra poco vi chiamerò con un altro video. Sempre se siete disponibile e faremo un altro video di qualcos'altro che il Signore mi metterà nel cuore. Dio ci benedica, a più tardi. Pace del Signore. Da fratello Angelo vi abbraccio come faccio sempre, vi saluto e vi cullo come Gesù culla me e quattro baci. Uno, due, tre e quattro per ognuno. Dio ci benedica. Amen.